Lasciate 15 like se volete un video di calcetto. Salve a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale. Eccoci qua ragazzi, con un video che non avrei mai voluto fare. Tra l'altro scusate ancora per la situazione qua, sono sempre a lavoro, sono nella mia stanza con un treppiedi che praticamente è un'acqua naturale. Vabbè, lasciando stare questo, purtroppo sì ragazzi, sono caduto anche io sotto i colpi di FIFA 20. Ebbene sì ragazzi, mi sono quasi rotto una mano. Adesso, come potete vedere, sembra quasi tutto a posto, però si vede che è un po' più su la nocca praticamente. Mi sono fatto malissimo ragazzi in questi giorni che ho provato la nuova squadra che abbiamo composto su FIFA. E proprio su questo ragazzi, domani, spoiler, alle 12:30 uscirà il video della mia nuova squadra. Mettete la sveglia e lasciate like. Torniamo a parlare di FIFA ragazzi. FIFA purtroppo anno per anno, dopo anno e dopo anno è sempre la stessa storia, o quasi sempre. Lo script praticamente non ci lascia mai, è sempre presente. Sono 10 anni, forse sono 6-7 anni che ce l'ho online su FIFA, adesso non ricordo proprio bene, ma il momentum, lo script esiste dagli albori. È incredibile ragazzi come potete essere secondo il pallone sulla linea senza portiere e sbagliare gol, come è successo, come ho visto che è successo in questi giorni. Infatti sotto vi metterò dei video dove praticamente ci sono le immagini delle prime settimane di FIFA. E che dire ragazzi, sempre più sconcertato. C'è da dire che c'è un gameplay molto diverso, un gameplay molto più lento rispetto al solito ping pong, ma mi sembra di vedere comunque che, cioè, le partite finiscono comunque come se stessimo giocando a tennis, sostanzialmente 4 pari, 5-4, le solite cose, il solito gol al 45esimo, il solito gol al 90esimo, la solita partita scriptata magari dopo che ne avete vinte 2, solite cose ragazzi, solite cose. Ripeto, su un gameplay che è molto diverso, ma che presenta gli stessi bug che c'erano in FIFA 19. Quindi per me EA fino ad ora sta fallendo il FIFA 19 2.0, perché io l'ho rinomato così, perché secondo me non è FIFA 20 e hanno cercato di migliorare FIFA 19 con forse scarsi risultati per i soliti errori ragazzi, perché vi ripeto, non è possibile avere magari sì una miglioria nel gameplay, ma di vedere le sempre solite cose, sempre le solite cose nei momenti in cui la partita è concitata, siete a centrocampo, la partita è combattuta, magari lo script vi fa sbagliare un passaggio, voi dite di dare la palla in un punto e il gioco la dà in un altro, e questo è veramente frustrante ragazzi. E sono purtroppo caduto anche io sotto i colpi di FIFA purtroppo, e sono stupido, e può darsi che sono stupido, però ragazzi è frustrante giocare ad un gioco che praticamente già il gioco in sé è frustrante perché è buggato e tutto, poi in più ci si è messo in queste settimane il problema ai server, il problema dove praticamente noi in Italia giochiamo ad una velocità e ci sono gli inglesi, i tedeschi che hanno i server praticamente bellissimi, giocano ad una velocità assurda ragazzi. E proprio in una partita del genere dove stavo provando la nuova squadra, praticamente non ci ho visto più lag dappertutto, da quando attaccavo io, quando attaccava lui, praticamente il lag faceva velocizzare il gioco. Però lui non ne risentiva, ma ne risentivo io che praticamente ero inerme sotto i suoi colpi. E questo ha fatto sì che sbroccassi ragazzi.
Quindi non so che dirvi, ragazzi. Io spero che questo video vi sia piaciuto e spero che possiate commentare e vi possano piacere questi video dove parliamo del gameplay, dove parliamo della situazione FIFA in generale, dove parliamo delle patch, parliamo di qualsiasi cosa vogliate. E niente, ragazzi. Vi saluto, vi abbraccio, lasciate un like e iscrivetevi. Alla prossima, ragazzi.